La Casa della Psicologia, per chi non la conoscesse, è una struttura che c'è effettivamente sul territorio del comune di Milano, in una bellissima location vicino a Piazza Castello, anzi per la precisione proprio di fronte al castello, ed è una struttura dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia che ha come scopo non solo quello di creare uno spazio disponibile ai colleghi, quindi agli psicologi, ma anche di mettere in connessione proprio gli psicologi e la psicologia con la cittadinanza, cioè con il pubblico di non specialisti, anche attraverso eventi come quello di questa sera, che si propongono di dare dimostrazione, anche se vogliamo, di mettere in evidenza qual è il contributo delle discipline psicologiche alla vita di tutti i giorni, alla riflessione sul quotidiano e anche, perché no, diciamo, alle conquiste che la psicologia nel corso del suo sviluppo scientifico ha portato al sapere. Questa sera parleremo di curiosità, è un tema che in qualche misura io trovo molto coerente con tutto lo sviluppo degli eventi scientifico della Casa della Psicologia dal 2020 in poi ha portato avanti. Abbiamo molto parlato, ci siamo molto interrogati rispetto agli effetti della pandemia sulla nostra società e agli effetti psicologici e poi in conseguenza di questo ci siamo interrogati su che cosa potessimo fare, che cosa potessimo raccogliere di quell'esperienza per migliorare il nostro mondo, riprogettandolo alla luce delle cose che abbiamo imparato. Evidentemente la curiosità è un tema strettamente connesso alla possibilità di ripensare quello che stiamo facendo, perché è una facoltà che ci impegna nel conoscere e nel riconoscere il mondo. Anche, io credo, andando un po' oltre a quelle che si chiamano euristiche, che sono quelle scorciatoie di pensiero che noi spesso utilizziamo perché ne abbiamo bisogno, perché sono pratiche. E che a volte però ci diventano un po' di ostacolo, no? Sono le abitudini che poi diamo un po' per scontate, sulle quali non riflettiamo più e ci portano appunto a fare delle cose in maniera automatica, senza effettivamente chiederci se siano o non siano ancora utili, di fronte alle mutate condizioni ambientali. La serata è organizzata dalla collega Irene Sarno, membro del Comitato Scientifico della Casa della Psicologia. Successivamente, parola per spiegare meglio qual è lo scopo di questa serata. Prima di cominciare, però, volevo introdurre e presentare il collega, nonché past president dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, Mauro Grimaldi, perché lo presentiamo in questa situazione. Sapete tutti che noi siamo come ordine particolarmente attenti a sostenere le iniziative politiche che riguardano il tema della salute ed evidentemente la promozione, diciamo, della psicologia nell'ambito della salute e più in generale, diciamo, nell'ambito di quelle funzioni che la psicologia può svolgere per la cittadinanza. E lo presento questa sera perché poi lui vi spiegherà, diciamo, con più precisione quello che sta facendo in questo momento, ma dicevo, è una forma, diciamo, di condivisione del fatto che c'è un collega che sta intraprendendo una operazione politica importante e che evidentemente per noi è di interesse dare visibilità in modo tale che la psicologia entri il più possibile anche all'interno delle macchine politiche che poi devono decidere come effettivamente gli psicologi vengono impiegati sul territorio lombardo. Gli passo quindi la parola, ma in realtà ho lì il microfono per cui non mi sposto. Avrei considerato un gesto così di riscambio. Io, guardate, dico una cosa. Io vi voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare Davide, il direttore, Irene Sarno, tutti quelli che sono qui presenti, la presidente Laura Parolini, che sicuramente è come se in pectore fosse qui, perché insomma questo luogo è stato fortemente voluto dall'attuale legislatura e ha avuto un grande sviluppo in questi anni, tanto che appunto molte sono le persone collegate dall'esterno. Io sono molto emozionato.
Sono molto emozionato perché per me essere qui oggi ed essere qui oggi ad annunciare un pezzo di particolare. Questo è stato un luogo in cui sono stato per alcuni anni con un ruolo istituzionale importante. Successivamente altre avventure sono arrivate nella mia vita, mi sono occupato come responsabile scientifico della Casa del Diritto del Comune di Milano. Ma questo posto è un posto dove io sono per alcuni anni. Sono stato dalla mattina alla sera, a cui ho dedicato veramente un tempo grande. Io in quegli anni non ho lavorato e mi sono dedicato alla mia comunità professionale con una passione e con una fatica, devo dire, che per certi versi mi piango, per certi altri per niente, ma che veramente mi ha lasciato un grande segno. Quindi dire quello che sto per dire qui a voi oggi, per me ha veramente un grande significato, un significato particolare. E poi il tema della curiosità, un tema splendido che Irene Sarno ha voluto pensare per noi oggi, secondo me. Mauro, scusami, abbiamo ricevuto un messaggio che forse non si sente. Vuoi provare a cambiare il microfono? Se vuoi, vedi che dovevo usare il tuo, era proprio già deciso così nel destino, era scritto nel destino che dovessi usare il tuo. Adesso si sente, ti rinviterei allora a riprendere il discorso. Ma lo riprendiamo Ok? direttamente da qui, che va benissimo. Dicevo, sono molto emozionato e questo si capisce anche senza neanche bisogno tanto di dirlo, direi. La curiosità mi ha salvato la vita 2 volte e questa è una cosa che io non dirò più, non lo dirò negli altri momenti pubblici che da adesso in poi verranno e questo credo di doverlo a voi, a questo luogo che appunto per me ha questo significato particolare, alle persone che sono collegate oggi. Che quindi sentiranno questo coming out che non arriverà, che non ci sarà più. Ci fu un tempo in cui qualcuno mi disse che forse non si capiva che cosa avessi, forse ero malato, non avevo ancora 30 anni, ma fui lì, diciamo, per qualcuno. Una volta un medico mi disse: guardi, adesso vedremo se nei prossimi 3 mesi riusciremo a fare qualche cosa per lei. E quando un medico ti dice così, tendenzialmente tu sai che entro i prossimi 3 mesi, probabilmente, insomma, te la giochi o la va o la spacca. In un'altra circostanza molto più recente, il mio bambino, che adesso ha 3 anni e mezzo e sta molto bene, è nato con una grande fragilità. E in quei giorni in cui lui si trovava in terapia intensiva, io ricordo che noi tutti abbiamo dei modi per difenderci dalle cose che ci succedono. Il mio era quello di leggere. Io studiavo di giorno, studiavo di notte, studiavo manuali di neurologia, cercavo di capire che cosa diavolo fosse successo, che cosa diavolo si potesse fare. Ebbene, ho trovato un'università che si, una persona che studiava questa situazione particolare, particolarissima, piuttosto rara, che stava vivendo il mio bambino, e questa persona lavorava in un'università scozzese. L'ho contattata, le ho scritto, lei mi ha detto: ma è una roba sperimentale quella che stiamo facendo, non è una terapia, non te la posso dare come una terapia. E io le ho mandato la fotografia di mio figlio in quei giorni. E lei mi ha detto: va bene, dai, allora facciamo qualcosa. Nel mio percorso di sperimentazione c'è un collega che si chiama Andrea Guffetta, un neuropsichiatra bravissimo che lavora a Pisa. Vai lì che forse si potrà fare qualcosa. E noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario, perché lì è successo veramente un miracolo. Nel senso che oggi davvero mio figlio sostanzialmente non ha nulla che possa essere visibile e riconoscibile. Io devo questo alla curiosità. Devo questo alla curiosità. La curiosità è una cosa meravigliosa che in fondo ci fa nascere e ci fa crescere fin dai primissimi momenti in cui da bambini ci accorgiamo che esiste qualcos'altro. E che cosa ci accorgiamo che esiste all'inizio? Irene, che è una psicoanalista, ce lo dirà molto meglio di come lo posso dire io adesso. La prima cosa che vediamo all'esterno siamo noi stessi, è l'immagine del nostro corpo riflessa nello specchio. Quando quella immagine per il bambino è l'immagine di se stessi, è una roba che si muove come ci muoviamo noi, come si muove un bambino allo specchio, ma al tempo stesso è un'immagine di qualcun altro, è un altro. E quella roba lì, lo sa chiunque di noi abbia avuto a che fare con dei bambini,
è sorprendente per il bambino, suscita una reazione. Il bambino non è indifferente alla sua immagine allo specchio. Voi mettete un bambino di fronte a uno specchio a 8-9 mesi e la fascinazione del bambino di fronte allo specchio è la fascinazione che il bambino ha di fronte alla prima alterità della sua vita. C'è qualcosa che non è identico a se stesso, non è identico a quello che lui pensa di sé, non è identico a quel flusso costante di sensazioni a cui è abituato, è qualcosa di diverso, è qualcosa di nuovo. Questa fascinazione, il rapporto con il diverso, è il nucleo della curiosità. Non c'è curiosità se non c'è diversità. Questo è molto importante. Essere guidati nell'affrontare la diversità è il primo compito, in un certo senso, dei genitori, perché il rapporto che il bambino stabilisce con il proprio altro non è mai neutrale, fin dal principio. Come si rapporterà il bambino con quell'immagine che è se stesso? E poi dopo, cosa farà con quelle altre immagini? Prima quelle che gli sono familiari. Il profumo del seno della mamma, il sapore del latte, l'immagine a cui è abituata del volto, del viso della mamma. E poi quegli altri, quelli a cui è un po' meno abituato, ma che comunque gravitano intorno al suo mondo. E poi quelli che sono un po' più lontani. Arriva la zia, la nonna, e poi l'estraneo. Cosa farà di fronte all'estraneo? Come si comporterà di fronte all'estraneo? La cosa più straordinaria della curiosità è questa. La cosa più straordinaria della curiosità è che ci interroga sul rapporto che abbiamo con ciò che di diverso, con ciò che di estraneo arriva da fuori. Un bravissimo filosofo, Jean-Luc Lancy, ha dedicato un testo bellissimo nel 2000 all'intruso, al rapporto che si ha con qualcosa che viene da fuori, ma che diventa una parte di te. Jean-Luc Nancy ha scritto questo libro perché gli era stato trapiantato il cuore. E quindi viveva grazie all'intruso, grazie al cuore di un altro, grazie a qualcosa che viene da fuori. Non è un tema estraneo né alle questioni psicopatologiche, potremmo dire in un certo senso, che la curiosità è l'opposto della paranoia. La paranoia consiste nel mettere fuori da sé qualcosa e tenersi qualcos'altro, ci si tiene solo il buono. Il paranoico lo riconosce perché pensa di essere un angelo, bianco, bellissimo, e che tutto quello che c'è di cattivo sia all'esterno. E la curiosità è il rapporto con l'alterità, è l'accettazione dell'alterità come qualcosa di interessante. C'è qualcosa di là che non è mica così male, anzi, ci possiamo avere a che fare con quell'altro. È anche un tema intensamente politico, è un discorso ben preciso. L'altro, quando non fa curiosità, potrebbe essere un altro che mi porta via qualcosa. La stessa esistenza dell'altro, la stessa esistenza del diverso, mette in questione come sono io. Loro dicono così, loro dicono di volere dei diritti, loro dicono di volere dei figli, ma nessuno può privarmi del mio essere. Io sono Giorgia, io sono madre, io sono cattolica. Ce l'avete presente? Un discorso bellissimo, da un punto di vista tecnico stupendo, discorso intensamente paranoico, in cui l'altro, per il fatto stesso di essere diverso da me, potrebbe portarmi via qualcosa. Nessuno a noi, perché anch'io ho una famiglia tradizionale, ma la famiglia che non è tradizionale non mi porta via assolutamente nulla della mia identità. Continuo a essere Mauro, continuo ad avere una famiglia come la voglio io e l'altro avrà una famiglia come la vuole lui. Un'altra possibilità è che l'altro rappresenti questo, il luogo di un risveglio, di un desiderio, di un'interrogazione, di una diversità che ti risveglia dal torpore del già noto, che magari ti fa innamorare. Dice Recalcati, un nostro collega psicoanalista molto noto, che l'amore è sempre amore della diversità, non ci si può innamorare di una roba che è uguale a noi. L'amore è sempre amore dell'eteros, del diverso, devo riconoscere che c'è una diversità. Anche l'amore omosessuale è un amore eterosessuale, cioè è un amore in cui si ama la diversità. In ogni caso,
Non dipende dal genere, non dipende dalle scelte che si fanno. Si può amare chi si vuole, si ama sempre ciò che è diverso. E allora, se si è curiosi, e lo psicologo è curioso per definizione, perché il nostro mestiere nasce sulla curiosità, non può esserci un buono psicologo senza curiosità. Io questo l'ho sempre detto anche ai miei tirocinanti, quando mi chiedono, ma cosa deve essere? Deve esserci in me? Devo essere intelligente? Devo essere sensibile? Devo essere buono? No, devi essere curioso. Non puoi non essere curioso. E allora l'altro, chi è l'altro, l'intruso, il migrante, il brutto, il fragile, il malato, il reietto, il carcerato, chi è, cos'è, cosa mi toglie? Nulla. Forse mi dà. Forse mi restituisce il senso di un desiderio che ci può essere. Questo è un punto chiave. L'altro, l'intruso, il diverso, non è un nemico. E allora il nostro compito, forse oggi, come psicologi, e per me nella scelta che sto per fare, è quello di ristabilire una fiducia. Una fiducia tra le persone, nelle loro diversità, nelle loro fragilità, nel riconoscimento della fragilità dell'altro, e tra le persone e le istituzioni. L'istituzione può essere commovente, diceva Pasolini, commovente. È commovente OPL oggi, Baventore, mi raccomando. Siate commoventi. Siate commoventi. Se riuscite ad essere commoventi, avete già fatto tutto quello che dovevate fare, se siete stati commoventi. Riuscire a muovere qualcosa, commuovere, no? Ti suscita qualcosa. Perché lì rimane qualcosa, che quando voi non ci sarete più, non nel senso fisico, continuerete a esistere, ma magari non sarai più vicepresidente, magari sarai un'altra cosa, chi può dirlo? Per ora, nessuno, esatto. Dobbiamo passare da un po' di indignazione per riconquistare la fiducia tra di noi e la fiducia nelle istituzioni. Questo come psicologi lo possiamo fare perché io credo che abbiamo una buona idea della strada da prendere. E questa strada, ragazzi, non è per dire, è indicata proprio dal tema di oggi. La Sarno, che non lo sapeva, che io oggi avrei colto l'occasione per dirvi che mi presento alle elezioni regionali della Regione Lombardia come consigliere, ha scelto l'argomento ideale, non potevo trovare un tema migliore. Cioè, non ci siamo messi neanche d'accordo, ha fatto tutto da sola. Vedi, sono commoventi, lo dicevo io. E allora cerchiamo di riconquistarla, di ritrovarla, questa fiducia, perché il periodo è molto difficile. Veniamo da un momento in cui la nostra regione ha fatto una grande fatica durante la fase del Covid. Abbiamo dei medici straordinari, abbiamo degli psicologi anche straordinari. Abbiamo molte cose che possiamo e dobbiamo fare. Hanno inventato una nuova parola per chiamare il fenomeno in cui le persone vengono lasciate presso i pronti soccorso ad aspettare di essere curate. Questo perché abbiamo la metà dei pronti soccorso di 10 anni fa. Mancano 3.000 medici di base, che significa che ci sono un milione di persone nella regione Lombardia, non in Tunisia, nella regione Lombardia, con tutto il rispetto per il sistema sanitario della Tunisia, che non hanno il medico di base qua fuori. Da noi. I nostri medici di base hanno un rapporto medico-paziente che 2 anni fa era di 1 a 1.000 e oggi è di 1 a 1.800. Non lo sapete perché guadagnano di più. Guadagnano di più ma hanno meno tempo e hanno meno risorse da dedicare a noi. Hanno cercato di tamponare una falla che è una falla profonda. Non c'è più medicina di prossimità. Andare in pronto soccorso oggi è un problema, e guardate che è un problema anche andare al pronto soccorso che c'è qui dietro, anche andare al Fatto Bene Fratelli è un problema oggi, per cui meglio non ammalarsi. Se ci si ammala, sarebbe meglio oggi avere le risorse economiche per potersi permettere una medicina privata, ma questo non è il modo in cui ci si può rispettare vicendevolmente e si può sentire un'istituzione vicina. Dobbiamo fare dell'altro. Mancano gli psicologi nelle scuole, OPL ha fatto un bellissimo accordo con Regione Lombardia per creare una legge sulla psicologia scolastica, ma quella legge, pur buona, non è oggi mai stata applicata. Mai stata applicata nonostante il grande impegno delle nostre istituzioni di riferimento per farla applicare. E guardate che lo psicologo nelle scuole è obbligatorio in tutti i paesi d'Europa, tranne 3. Malta,
Cipro è uno dei paesi e l'Ungheria, scusate, cioè uno dei paesi dell'est europeo. Dobbiamo fare qualcosa, quindi siamo pronti, è ora che ci diamo da fare. Noi credo che rappresentiamo per questa regione una speranza. E allora, signori, io concludo e lascio la parola ai relatori. Vi dico soltanto, il 12 febbraio, anche questo è simbolico, sono esattamente 2 mesi da oggi, 60 giorni da oggi, io oggi dico, io mi ci metto perché ci credo. Ce la possiamo fare, mi presento insieme alla lista di Maiorino, quindi è la lista del gruppo della sinistra, del centro-sinistra, e vi dico non andate in settimana bianca quei 2 giorni lì, perché questo poi sapete, è sempre il grave rischio, soprattutto per noi che siamo un po' disimpegnati, noi stiamo nei nostri studi, per cui poi non andiamo in tantissimi a votare, eh? Quindi anzitutto è questo, non andiamo in settimana bianca in quei giorni, perché come diceva Jean Monnet, niente è possibile senza gli uomini, ma niente dura senza le istituzioni. Per cui teniamoci buoni, sia gli uni che gli altri. Grazie ancora OPL. Grazie. Grazie Mauro Grimoldi. Passiamo subito a Irene Sarno. Grazie e sicuramente andremo tutti a votare. Allora, io sarò brevissima, vi volevo semplicemente introdurre il tema, ma soprattutto i nostri relatori, anche perché un po' Davide, un po' Mauro hanno anticipato, e penso che sia chiaro perché da un punto di vista psicologico la curiosità sia un tema centrale, è centrale dal punto di vista evolutivo, dello sviluppo, mi sentite bene? Sì, dello sviluppo del bambino. Per muoversi anche dalle situazioni di sicurezza e spingersi oltre, per indagare anche delle situazioni sconosciute. È indispensabile dal punto di vista terapeutico, sia per il terapeuta, che se non è curioso non può fare questo mestiere, ma anche per il paziente, perché poi la curiosità è quello che sostiene il piacere, ma anche il peso della terapia. E porremo alcune questioni, alcuni interrogativi ai nostri relatori, come ad esempio perché c'è qualcuno che è più curioso di altri, o in che modo, che ruolo ha la curiosità nella nostra vita, nella nostra professione o nella scienza. O quando però la curiosità può anche diventare qualcosa di negativo, no? Nell'immaginario collettivo, se diciamo sei un curiosone, non pensiamo di fare un complimento. Mi sentite? Ok. Allora, ne parleremo con 3 ospiti, che forse in modi diversi, magari anche più simili di quanto non pensiamo, fanno della curiosità una parte integrante del loro lavoro e anche forse del loro approccio alla vita. Abbiamo Laura Fino, che è psicologa e psicoterapeuta, istruttrice di mindfulness e didatta della scuola Mara Selvini Plazzoli. È specializzata in terapia familiare di coppia ed è co-creatrice insieme ad Alberto Penna dell'approccio basato sulla connessione interpersonale per il lavoro con le coppie e le famiglie. È autrice e coautrice di alcuni testi come Incanto e Disincanto nella coppia, ha curato un libro che è uscito da poco nel 2022, Le 6 fasi della resilienza, un modello di terapia sistemica del trauma, e mi ha detto che a gennaio uscirà un nuovo volume sulla terapia di coppia, di cui forse poi ci vuoi dire tu magari il titolo. E tra le altre cose ci parlerà anche di quanto sia importante diventare autenticamente curiosi del pensiero degli altri, anche per poterci avvicinare agli altri. Abbiamo Davide Carnevali, che è autore, regista e teorico del teatro, artista associato presso il Piccolo Teatro di Milano, è dottorato in teoria del teatro e insegna drammaturgia e teoria del teatro presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano e anche a Barcellona all'Università de Castiglia e León. Infatti ci diceva prima che vive tra l'Italia, la Spagna e Berlino.
ha scritto diversi testi che sono stati premiati in Italia e all'estero e sono stati anche tradotti in una quindicina di lingue editi da Einaudi in Italia. Ha pubblicato una raccolta di racconti nel 2019, Il diavolo innamorato, e vi cito solo due dei progetti teatrali, uno che porterà in scena nel 2023 al Piccolo, Ritratto dell'artista da morto con Michele Riondino a marzo, e un altro progetto che si svolge nella stagione 2022-2023 con l'Ufficio Scuole del Piccolo, che si chiama Il Teatro Tiene Banco, un palinsesto di spettacoli e di attività che sono dedicate al pubblico in età scolare. Lui ci parlerà, tra le altre cose, anche di come la curiosità possa diventare un metodo di lavoro, un esperimento e anche una scoperta. E poi, collegato da Ginevra, giusto Marco? Abbiamo Marco Del Mastro, che è un ricercatore in fisica delle particelle per il CNRS francese. E come dice lui, spende la maggior parte del suo tempo al CERN di Ginevra, dove è impegnato a misurare le proprietà del bosone di Higgs e far funzionare il calorimetro di Atlas. Si è conseguito il dottorato a Milano, ma anche lui dal 2005 vive e lavora tra la Francia e la Svizzera. Dal 2006, sempre parole sue, a tempo perso scrive un blog che è Borborigmi di un fisico renitente, in cui parla di fisica delle particelle, vita all'estero e altre amenità. Ha scritto un testo edito dalla Terza, Particelle familiari, le avventure della fisica e della fusione di Higgs con Pulse al seguito, e perché un fisico delle particelle in una serata sulla curiosità? Intanto perché per definizione è impegnato nello studio, nella ricerca di qualcosa che non si vede, e poi, come scrive nel suo libro a sua figlia, immagino, che gli chiede cosa faccia nella vita, e lui risponde: uno scienziato. E la figlia di 5 anni, spinta dalla curiosità, dice: cosa fa uno scienziato? Lui risponde: uno scienziato è una persona curiosa che studia come funziona il mondo. Per cui lascio la parola ai nostri tre relatori. Laura, rompi tu il ghiaccio? Va bene. Allora, tante cose sulla curiosità in fondo sono già state dette, quindi faccio un'introduzione. Intanto ringrazio Irene, ringrazio Maria Silvana che mi ha contattato e mi ha invitato, e quando Irene mi ha detto il titolo della serata, devo dire che ha suscitato una certa curiosità in me, nel senso che magari, insomma, ci si sente per dei temi specifici. Il tema della curiosità effettivamente mi ha suscitato lo stupore. E quindi, pensando di fare una breve introduzione, perché quello che faremo è una breve introduzione da 3 punti di vista e poi anche rispetto alle vostre domande, ho cercato di mettere un po' a tema quello che ruota intorno alla curiosità, che io ho immaginato come un sentiero per la conoscenza di sé e per la consapevolezza. Vi cito questa frase: non ho particolari talenti, sono soltanto appassionatamente curioso. Scriveva Einstein in una lettera a Carl Seelig, che è il primo biografo di Einstein, nel 52. E quindi mi sono anche un po' divertita a cercare le diverse definizioni di curiosità che troviamo in giro. Ve ne leggo qualcuna. Un istinto che guida alla scoperta di nuove informazioni, una qualità innata degli esseri umani e anche di molte specie animali, finalizzata a esplorare, investigare e apprendere. Il carburante della scienza e delle scoperte scientifiche, Marco ci racconterà
di questo carburante. La curiosità è uno stato motivazionale orientato all'esplorazione e all'apertura. E da questo punto di vista sicuramente Davide ci parlerà di come questo ci aiuta nell'apertura. Oppure un comportamento attraverso il quale si acquisisce conoscenza, il desiderio di cercare le informazioni per colmare delle lacune, il motore di conoscenze scoperte e in generale di crescita ed evoluzione. Ma la cosa che ho trovato molto interessante è stata quello che arriva dall'etimologia del termine curiosità, che arriva dal latino cura, intesa come premura, sollecitudine. E quindi di fatto il curioso sembrerebbe essere una persona che si prende cura delle informazioni, che diciamo ha una premura e una sollecitudine nella conoscenza. Allora questo mi ha effettivamente risuonato su diversi ambiti in cui credo che la curiosità sia per tutti noi fondamentale. Ne ho individuati quattro che cercheremo di vedere insieme. Mi sono fatta proprio più una mappa, molto scritta a mano, ma una mappa perché questa dimensione centrale che arriva dal termine cura mi ha davvero sollecitato su una caratteristica fondamentale che deve esserci nella curiosità. Quindi nella curiosità positiva, Irene citava appunto anche una curiosità che può diventare negativa. Quello che la differenza sicuramente sta nell'etimologia del termine, quindi nella cura, nella sollecitudine, nella premura del cercare le informazioni. Ho immaginato quattro ambiti in cui la curiosità ritengo sia fondamentale. Partiamo dal mondo dei piccoli, è stato detto prima dal nostro collega. La curiosità è fondamentale per lo sviluppo mentale, per l'apprendimento. Piaget, un grande psicologo, definiva i piccoli come i bambini come dei piccoli scienziati, proprio per la loro enorme fame di conoscenza. I bambini sono curiosi di scoprire il mondo, di capirlo, di conoscerlo, di spiegare, di dare una spiegazione alla loro realtà, come la bambina di Marco che chiede ma che cosa fa uno scienziato e quindi si apre a dare un significato a quello che per esempio è il lavoro del suo papà. I bambini vanno incoraggiati a chiedere e a fare domande. Le domande sono il motore della curiosità. Se noi non abbiamo domande, non esploriamo. La possibilità di farci delle domande ci permette di andare verso la ricerca di risposte. Questo è molto importante perché se i bambini sentono che le domande non sono accolte, smettono di essere curiosi e quindi la paura di sbagliare, per esempio, rischia di bloccare enormemente la curiosità dei più piccoli e ci sono degli studi che hanno messo in correlazione l'ansia e la curiosità trovando una correlazione negativa tra questi due aspetti. Un bambino è in ansia, magari in ansia della prestazione, meno è curioso, perché è più portato a cercare di dare le risposte corrette. E allora spesso puntare sulla prestazione, cercare di insegnare le risposte corrette, rischia di essere un ostacolo di fatto alla curiosità. L'altro aspetto, sempre per il mondo dei piccoli, è che la curiosità per i bambini arriva quando sono state soddisfatte le necessità primarie. Quindi, nutrizione, non so se sta funzionando il microfono.
microfono. Si sente da te? Mi devo mettere distante. Quindi, dicevo, l'aspetto fondamentale è di creare un clima favorevole e quindi di garantire che le necessità di base dei bambini siano soddisfatte: nutrizione, accudimento, sicurezza. Se ci sono questi aspetti, la curiosità ha la possibilità di espandersi. Se invece il bambino si trova in una condizione di difficoltà, pensiamo a quello che sta succedendo in questo momento, per esempio nel paese della guerra, questo effettivamente rischia di essere proprio un ostacolo allo sviluppo della curiosità. Il secondo ambito dove credo che la curiosità sia fondamentale è la conoscenza di noi stessi, quindi lasciamo il mondo dei bambini e arriviamo nel mondo degli adulti che siamo noi. Quanto è importante avere la curiosità di conoscerci, di capirci, per esempio di riconoscere quelle che sono le nostre emozioni, di capire il significato, che cosa ci vogliono dire, e quindi di diventare curiosi di come noi interagiamo tra noi e col mondo. Allora, da questo punto di vista, una caratteristica è quella della possibilità che ci possiamo dare di uscire dalla zona di comfort e quindi di entrare in ambiti che possono essere più ignoti, più oscuri, ma che possono farci scoprire di noi delle cose nuove, di noi, della nostra esperienza. E in questo io credo che, per esempio, la mindfulness nel suo concetto di base possa essere molto utile, cioè il prestare attenzione in modo consapevole e intenzionale a quello che ci succede nel qui e ora, nel momento presente. Allora, io credo che questo possa essere un ambito che possiamo con cura e sollecitudine tenere vivo. Il terzo ambito riguarda proprio la relazione con gli altri, nel senso che secondo me la curiosità può diventare davvero un ponte per l'empatia. Io non posso essere empatico se non sono curioso di conoscere il mondo dell'altro. Questo richiede un ascolto attivo, un ascolto attento. Quante volte nella parlare con un'altra persona rischiamo di avere già in mente la nostra risposta. Ecco, questo è il contrario della curiosità. Se io ho in mente la mia risposta, vuol dire che sono autocentrato, cioè sto pensando a quello che è la mia idea. Se io decentro il punto di osservazione, che è uno dei punti centrali dell'empatia, allora posso diventare curioso della mente dell'altro, del pensiero dell'altro. Fammi capire che cosa pensi, che cosa provi, qual è la tua esperienza. E quindi da questo punto di vista la curiosità come ponte dell'empatia permette la connessione. L'ultima area, non meno importante, è proprio la psicoterapia. Io sono appassionata di questo lavoro che ho desiderato a lungo. Arrivo da un'altra formazione, ho lavorato per tanti anni come assistente sociale e poi ho intrapreso questa strada. E io trovo che sia fondamentale nel nostro lavoro la curiosità, una curiosità che richiama la cura, la premura, la sollecitudine nel momento in cui noi cominciamo questo viaggio insieme ai nostri pazienti nella loro realtà, nel loro mondo. L'altro aspetto fondamentale è che noi possiamo prestare la nostra curiosità ai pazienti perché loro stessi diventino attori, diventino attivi esploratori della loro vita. Che cosa è importante nella psicoterapia?
attraverso la curiosità sono le domande. Noi entriamo nella storia delle persone che si rivolgono a noi perché hanno bisogno di trovare un equilibrio. Allora l'attenzione, questo lo dico sempre agli allievi della scuola di specializzazione, l'attenzione a porre le domande che abbiano appunto la cura, la sollecitudine, le domande che siano domande che incuriosiscono il paziente nella comprensione e nel viaggio di scoperta della propria storia. Sto quasi finendo, No, perché sapevo che avevamo 10-15 minuti, quindi voglio stare in tempo. Due concetti ancora. C'è uno dei fondamenti della mindfulness che mi piace sempre molto nominare, che è la mente del principiante. Ecco, io credo che questo sia esattamente la manifestazione della curiosità, cioè l'abbandonare l'idea di sapere già e invece aprirci allo stupore, un po' come fanno i bambini, quindi torniamo al punto da cui siamo partiti, lasciandoci incuriosire, quindi scoprendo di giorno in giorno qualche cosa di nuovo. Io credo che questo possa essere un monito che ci possiamo dare. C'è un ultimo aspetto che io tratto sempre con gli allievi di solito del primo anno, scusate che lo cerco, che è la metafora dello psicoterapeuta come uno speleologo, nel senso che cosa fa la persona curiosa? Esplora. Ce lo racconteranno, diciamo, sia Davide che Marco tra poco. E allora, nel cercare di usare questa metafora della psicoterapia come una esplorazione, come se noi fossimo degli speleologi che scendono insieme al paziente nella grotta della sua vita, ho trovato molto interessanti delle descrizioni direttamente da questo gruppo speleologico bolognese. Quindi vi leggo proprio alcuni punti di questo testo, Esplorazione in grotta, che mi sembra centrale rispetto alla curiosità. Quali sono le qualità dell'esploratore, secondo questo testo? La pazienza per scendere o risalire pozzi interminabili, per liberare passaggi stretti ma risolutivi, intasati dai sedimenti di millenni di effluvi o stagnazioni. La calma e la prudenza per poter affrontare i punti difficili e le strettoie. La capacità di dominare la paura nei confronti dell'ignoto. La volontà di continuare a esplorare e la capacità di decidere quando è ora di fermarsi e di tornare indietro. Essere pronti a scavare perché non sempre si trovano le porte spalancate. Quando ho trovato questo testo l'ho sentito come molto significativo, molto suggestivo rispetto a tutto quello che io sento che può essere il lavoro dello psicologo, dove troviamo il tema della curiosità. Ecco, io con questo vi passo la parola a... Bella domanda. No, intanto grazie Laura di questi spunti su cui sicuramente torneremo. Pensavo alla questione dello stupore, anche di come la curiosità sia alla base della capacità di stupirsi, che vediamo così frequentemente nei bambini e che a volte strada facendo un po', non dico perdiamo, ma ci concediamo un po' meno, quantomeno di prenderci il tempo per stupirsi, e anche di come accanto alle domande forse c'è anche la capacità di ascolto, che non dovrebbe essere solo del nostro lavoro, e di quanto sia difficile ascoltare veramente gli altri e stare anche in una situazione di incertezza in cui non si sanno le risposte.
Allora, su questo abbiamo chiamato in ballo i bambini come piccoli scienziati, il metodo scientifico e quant'altro. Passerei la parola a Marco Del Mastro e poi finiamo il nostro primo giro. Intanto verifichiamo che mi sentiate ancora. Mi sentite ancora? Vabbè, Sì. buonasera a tutti. Io non vedo le persone in sala, tantomeno quelli che sono collegati. Comunque, insomma, intanto, beh, grazie dell'invito. Naturalmente, ammetto che mi sento un po' un pesce fuor d'acqua rispetto al panel che presenta questa sera. Come è stato detto, faccio di mestiere il fisico delle particelle. Normalmente quando vado in giro a dire che faccio di mestiere il fisico delle particelle, questa cosa genera una certa... Ah, grazie, ti vedo pubblico in sala. Genera una certa, come dire, sconforto, perché faccio per l'appunto un mestiere bizzarro e complesso da spiegare. Allora, non è lo scopo di questa serata raccontare cosa faccio di mestiere, ma partendo dal presupposto, come è stato detto, che di mestiere faccio lo scienziato, ho provato a interrogarmi dal mio punto di vista su che cosa voglia dire essere curioso in quanto scienziato. Allora, molte cose sono state dette, no? In qualche modo. Lo scienziato è qualcuno che, come i bambini, continua a chiedersi il perché del mondo che lo circonda. Allora, volevo portare due o tre punti che mi sembrano importanti e complementari a quanto è stato rilanciato. Proprio all'inizio della serata, qualcuno nel primo intervento si parlava della curiosità come rapporto con l'alterità e che cosa c'è di più diverso da noi che il mondo in cui ci siamo trovati a vivere. Io trovo sempre abbastanza bizzarro quanto nella nostra quotidianità abbiamo tendenza a dimenticarci della complessità e anche della stranezza del mondo in cui ci siamo trovati a vivere. Probabilmente è una strategia, come dire, di difesa dall'angoscia, e gli psicologi in sala aiuteranno a comprenderlo meglio, ma il mondo in cui ci siamo trovati a vivere è un mondo strano, complicato. Noi alziamo la testa e vediamo le stelle sopra di noi o come funzionano i componenti della materia che ci circonda e insomma osservare che cosa, cercare di capire come le cose intorno a noi funzionino è qualcosa che è potenzialmente sorgente di ansia. Allora lo scienziato in qualche modo abbandona questo stato ansioso e ne fa invece un qualcosa di piacevole, divertente, di potenzialmente soddisfacente, proprio come si è detto, come i bambini che nel relazionarsi con l'altro costruiscono la propria identità. Il secondo punto che mi piacerebbe portare allora è raccontare il fatto che la scienza, come viene raccontata nei media che ne decantano i successi, è stata scoperta questa cosa, è stata osservata questa nuova particella, questo nuovo fenomeno è stato messo in evidenza, raccontano normalmente dei successi della scienza, mentre la scienza è in primo luogo un lavoro di grandi fallimenti. Laura prima diceva che ragazzino, bambino al quale viene imposto di essere, come dire, performante, di dare una prestazione importante, si riduce a dare le risposte corrette, ma in qualche modo è meno curioso. Ecco, questo è l'antitesi del posizionamento dello scienziato, che in realtà passa probabilmente il suo tempo a dare risposte sbagliate alle domande a cui sta cercando di rispondere. Quando mi ritrovo a insegnare ai miei studenti, una delle prime cose che dico loro è sempre che non esistono domande stupide. Esistono molte risposte stupide che si possono dare alle domande, ma le domande di per sé hanno una dignità di esistenza e in qualche modo la curiosità che le anima è dignitosa a prescindere da quanto siano complesse o semplificate. Alcuni scienziati famosi nella storia, per citarne uno, per dire Edison, l'inventore della lampadina, raccontano che insomma, per una lampadina che ha incandescenza che funziona, ce ne sono state centinaia buttate via in quanto non funzionanti. E, come
Come terzo punto, invece, mi piacerebbe discutere come la curiosità che abbiamo, insomma, cercato di dire, la curiosità scientifica in qualche modo può essere ansiogena ed è invece viene vista come, come il risultato di una scienza trionfale, che in realtà invece è una scienza che avanza per fallimenti, sia qualcosa che in una società come quella in cui viviamo è piuttosto sparuta. Noi siamo una società scientificamente molto colta, molto ricca di conoscenza, ma paradossalmente molto poco curiosa scientificamente. Leggevo, io abito in Francia, leggevo recentemente dei sondaggi sulla conoscenza scientifica della popolazione francese, immagino sia molto simile in Italia, e quello che viene fuori leggendo questi sondaggi è che le popolazioni, diciamo, europee o del nord del mondo hanno una grande bagaglio di fatti, conoscono l'esistenza di alcune verità scientifiche, ma una grande assenza di conoscenza di come queste verità scientifiche siano state messe insieme. Vi faccio un esempio. Io immagino che tra voi seduti in questa sala o collegati questa sera, quasi tutti, spero tutti, siate convinti che la Terra è rotonda. La domanda che mi piacerebbe porvi è quanti di voi sanno come abbiamo capito che la Terra è rotonda? Paradossalmente è un'informazione che, per quanto banale e nota da migliaia di anni, è assolutamente poco nota diciamo, nella comunità umana che non, di persone che non si occupano di scienze in primo luogo. E questa, diciamo, conoscenza privata della curiosità di sapere su come la conoscenza è stata costruita, paradossalmente rende la nostra società una società potenzialmente di persone potenzialmente schiavizzabili. Un autore di fantascienza che amo molto, Arthur C. Clarke, diceva che una tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. E il fatto di, come dire, saper utilizzare questa tecnologia senza chiedersi come funzioni e come ci siamo arrivati, ci rende in qualche modo succubi di chi invece ne controlla e ne conosce il funzionamento. Il che mi porta all'ultimo punto che mi sembrava importante sollevare, la curiosità, e in particolare la curiosità scientifica, ma non soltanto quella, è per quanto mi riguarda un fortissimo antidoto all'autoritarismo. Quando mi ritrovo ad andare a incontrare gli studenti nelle scuole e a raccontare il mio lavoro, mi rendo conto che alla fine di raccontare delle particelle, dell'acceleratore di Ginevra, del bosone di Higgs, è quasi esclusivamente una scusa in realtà per raccontare come funziona il metodo scientifico, ovvero come si costruisce una conoscenza scientifica a partire dalle domande. Il praticare la curiosità scientifica è in qualche modo una forma, diciamo, perfetta di pratica di democrazia e di partecipazione in quanto buoni cittadini. Mi fermerei qui, ho fatto un grosso potpourri di un sacco di cose e poi probabilmente possiamo riprendere. Assolutamente. Intanto grazie Marco, allora passo subito la parola a Davide così poi abbiamo più tempo per lo scambio perché gli spunti davvero sono tanti. Grazie. No, effettivamente gli spunti sono tanti e ascoltando quello che hanno detto Laura e Marco mi sono venute in mente un sacco di cose e ho cambiato completamente quello che avevo pensato di dire, però in realtà mi interessava molto recuperare un po' le cose che hanno detto prima di me e cercare di capire come queste cose si applicano nell'ambito della creazione artistica. Io mi occupo di teatro, però in qualche modo mi occupo di una forma di arte che ne coinvolge molte altre, dalla scrittura alla prassi, cioè alla messa in scena, all'uso di tecnologie, per esempio, light design,
la costruzione dello spazio, sono tutte cose che hanno a che vedere con il lavoro che facciamo. Ma la prima cosa fondamentale è che ci approcciamo a tutto questo con la mente del principiante in qualche modo e con la curiosità anche del bambino. In teatro nulla funziona come era stato previsto prima di iniziare. Si arriva alle prove spesso con un testo scritto, il testo durante le prove cambia, attori e attrici non lo diranno mai come il regista aveva pensato che l'avrebbero detto, né il regista porterà mai in scena il testo che l'autore o l'autrice avevano scritto. Tutto subisce delle modifiche perché il teatro non ha nulla a che vedere con la pianificazione, il teatro è fondamentalmente qualcosa che accade nel qui e ora e da questo punto di vista trova il suo rapporto con la realtà. Spesso si pensa che scrivere teatro voglia dire imitare la realtà, non c'è niente di più falso in questo. Il teatro non imita la realtà, la reinventa in qualche modo. La mimesis, e mi riattacco a quello che diceva Marco, il metodo scientifico aristotelico, Aristotele è stato il primo che ha costruito una teoria del teatro documentata che ci è arrivata, è stato il primo con una velleità enciclopedica in qualche modo che ha applicato alla poetica quello che applicava nella scienza e nei vari campi del sapere. Però una cosa interessante è che il concetto di mimesis aristotelico implica una reinvenzione sempre. Parte dal concetto di Democrito, di mimesis, per cui per esempio Aristotele intuisce il fatto che i bambini imitano gli adulti e quella è la prima forma di teatro che esiste. E attraverso quella forma di imitazione, attraverso quella mimesis, imparano cose sulla realtà, no? Per cui a partire dalla poetica noi abbiamo un'idea di teatro come un qualcosa che possa insegnarci come funziona la realtà. Come il teatro arrivi a insegnarci qualcosa della realtà, questo è un grande dilemma, un grande percorso e non tutti hanno le stesse opinioni. Però la prima cosa interessante appunto è che siamo dei bambini in qualche modo quando ci approcciamo alla costruzione teatrale e il teatro è appunto ciò che accade nel qui e ora con il pubblico. A sua volta quello che accade con il pubblico in una serata teatrale, in uno spettacolo, non ha nulla a che vedere con quello che si è provato durante le prove. Sempre succederà qualcosa di diverso, e proprio perché appunto il teatro non è cinema, non è narrativa, cioè non lavora con un documento che viene creato e poi portato al pubblico, si ricrea di volta in volta, no? E allora da quel punto di vista la curiosità è fondamentale. Se noi arriviamo alle prove pensando di applicare platonicamente il metodo che abbiamo pensato prima, cioè la nostra idea di quello che deve essere lo spettacolo, pensando che appunto la costruzione che avverrà durante le prove debba essere il miglior modo di applicare, di rendere pratica quell'idea, ci sbagliamo. In realtà nelle prove si crea tutto, si scopre. E bisogna andarci pensando a questo, pensando che senza curiosità non andiamo avanti. Perché appunto se invece ci limitiamo a pensare che dobbiamo mettere in pratica qualcosa di già pensato prima, lo spettacolo fallisce generalmente. E allo stesso modo la pedagogia orale deve funzionare in questo modo. Gli attori e le attrici, noi spesso pensiamo che no, il problema più grande sia quello della memoria, che debbano imparare un testo a memoria, che debbano imparare i movimenti, ma in realtà se gli attori e le attrici non imparano prima a essere ricettivi di quello che accade di sera in sera con il pubblico e quindi a essere in ascolto e quindi un'altra volta a essere curiosi, lo spettacolo fallirà. Un'altra volta, perché di sera in sera accadono cose molto differenti, perché il pubblico è differente, perché a volte ci sono 30 persone, a volte 180, perché a volte piove e il pubblico viene in auto e è stato intasato nel traffico mezz'ora e non ha trovato parcheggio e arriva con un certo mood allo spettacolo e altre volte invece c'è il sole, arriva in bicicletta e viene predisposto, quindi a volte ride a certe battute, a volte non ride, e però se gli attori e le attrici non sono capaci di intendere che la cosa fondamentale è l'ascolto di quello che sta avvenendo nella sala, anche lì lo spettacolo fallisce. Quindi
la questione della curiosità invade totalmente la nostra pratica teatrale, ma proprio perché essendo il teatro sostanzialmente qualcosa che accade ed imprevedibile, se non sei curioso e se non sei capace di accettare quello che accade e di fartene qualcosa di quello che sta accadendo in quel momento, allora è meglio non fare teatro in qualche modo. E poi c'è appunto la grande questione del pubblico, perché il teatro si fa in questa relazione che si crea di volta in volta con persone, esseri viventi che sono lì, e il nostro grande problema, che è un problema che già si era acuito negli ultimi anni, si è acuito ancora di più durante la pandemia, e ovviamente si acuisce di volta sempre di più, perché l'educazione estetica delle nuove generazioni non è costruita sull'evento dal vivo, ma è costruita sull'evento mediato. Quindi noi cresciuti con la televisione, e ora quelli che crescono con i social media in qualche modo. Quindi il nostro grande problema in questo momento, non solo in Italia, anche in molti altri paesi, è la riconquista del pubblico in qualche modo. Cioè, come far tornare il pubblico a teatro, no? E come invogliarlo, quindi come incuriosirlo in qualche modo, no? E questa è la grande sfida. Io che lavoro per un teatro pubblico, quindi un teatro che funziona con fondi pubblici e che ha una funzione pubblica, poi in questo caso particolarmente importante perché il piccolo ha una tradizione molto forte dentro questa città e in questo paese che è l'Italia. Però in realtà questa è una cosa che accomuna molti teatri europei, molte situazioni culturali in altri paesi che sono più o meno simili a quelle dell'Italia, è che abbiamo perso la relazione con la cittadinanza, in qualche modo, con la comunità. No, mentre il teatro è da sempre, storicamente, stato l'interlocutore della polis, almeno il teatro per come lo concepiamo noi, no? Appunto, noi vediamo l'origine del teatro occidentale, ovviamente, perché poi ci sono altri ambiti che hanno una storia diversa, però il nostro teatro occidentale nasce con la tragedia greca, quindi con un certo tipo di spettacolo che è fondamentalmente interlocutore della polis, quindi della comunità, e quindi il teatro è un'arte fondamentalmente politica, forse l'arte più politica che c'è, perché si misura di volta in volta con il dialogo con la cittadinanza, Noi abbiamo perso da vari anni questo dialogo, perché appunto il teatro non è più probabilmente uno dei promotori del dibattito sociale come lo è stato quando era una forma non solo di intrattenimento ma anche di dialogo politico, appunto prima che la televisione e il cinema diventassero così invasivi. E adesso ci dobbiamo porre questo problema, cioè come riportare il pubblico, come rincuriosirlo in qualche modo, no? E prima si diceva una cosa molto interessante rispetto alle... Laura diceva bisogna fare attenzione ad avere quando si è già in mente la propria risposta, e perché esattamente di questo si tratta, cioè fondamentalmente la funzione del teatro non è quella di dare risposte, ma quella di porre domande e permettere allo spettatore, allo spettatrice, di elaborare la propria risposta a partire da una serie di strumenti che il teatro eventualmente può dare come utensili in qualche modo, un teatro che diventa palestra in qualche modo di quella che poi è il movimento che lo spettatore e spettatrice deve fare nella realtà. Cioè il teatro ti dà degli strumenti di interpretazione del reale, per quello il teatro non imita il reale, il teatro lo reinventa, ma reinventandolo ti permette di capire come funzionano certi meccanismi. E a partire dalla coscienzizzazione dello spettatore e spettatrice per questi meccanismi, poi idealmente lo spettatore e spettatrice utilizzerà quello che ha appreso in teatro nella sua vita reale. Dietro tutto questo c'è il grande insegnamento di Bertolt Brecht da questo punto di vista,
che ha reinventato in qualche modo la funzione politica del teatro in un momento particolarmente urgente della storia dell'Europa, che però in qualche modo rischia sempre di riprodursi, no? I fascismi hanno fatto un uso della teatralità molto interessante. Pensate alle parate, pensate alla manipolazione dell'informazione, pensate alla creazione del personaggio, ancora oggi ovviamente attraverso i social media, no? Tutte questioni teatrali. Se noi riusciamo a capire come funzionano queste costruzioni, queste costruzioni della finzione, e attraverso il teatro poi riusciamo in qualche modo ad applicare quello che abbiamo imparato in teatro e a decostruire queste finzioni anche nella realtà. E forse è su questi punti che in qualche modo si deve giocare quella possibilità di reincuriosire, di ricoinvolgere il pubblico e di porsi ancora un po' in qualche modo come strumento interessante per la società. Ecco. Ma mi fermerei qua in questo momento per ora, poi insomma, no, parliamo anche di altro. Assolutamente. Intanto colgo, diciamo, la palla, perché è esattamente quello che stiamo cercando di fare noi, trovare il modo di rincuriosire. Devo dire che Davide era uno dei più grandi sostenitori di farlo in presenza, ed è un'altra cosa. Vedo che qua stiamo prendendo tutti una miriade di appunti, la prima volta che facciamo una serata in presenza, quindi credo che abbiamo tutti tanto da riprendere e da dire. Io volevo solo dire che mi colpisce quanto degli ambiti disciplinari apparentemente così diversi in realtà stasera mi stiano sembrando così simili e così vicini, forse proprio per quello che ci sta dietro, cioè per questo approccio curioso, un po' da metodo scientifico, un po' di aprirsi all'imprevisto, perché anche in psicoterapia nulla, nella singola seduta nulla va come ci aspettiamo, come speriamo, tanto che c'è una frase strabusata ma anche in alcuni casi molto vera di Bion, cioè di approcciarsi alla seduta senza memoria e senza desiderio, senza aspettarsi o desiderare nulla per quella specifica esperienza, così da lasciarsi sorprendere da qualcosa che magari non avevamo previsto, così come molti pensano che la psicoterapia sia conoscersi, imparare delle cose su di sé. Sì, però così davvero potrebbe non finire mai, mentre più imparare degli strumenti, avere una cassetta degli attrezzi, un metodo scientifico, teatrale, creativo per poter proseguire da soli, è qualcosa che all'inizio viene accompagnato. Non so se tu, Davide, volevi dire qualcosa o se vi lascio liberi di riprendere quello che volevate. Sono molto d'accordo con quello che dicevi rispetto al fatto che le sedute di psicoterapia non sono mai esattamente come... cioè non vanno esattamente come uno può immaginarsi. Anche quando noi lavoriamo con le famiglie o con le coppie, per cui c'è una preparazione della seduta prima, noi possiamo avere in mente una traccia, che cosa desideriamo, cosa ci sembra utile approfondire, e poi quando entriamo in relazione nella stanza di terapia con le persone, entriamo nella relazione e lì ci apriamo a quello che accade, perché un po' come anche dicevi tu, Davide, le persone possono arrivare con uno stato emotivo molto diverso a seconda di quello che gli è appena successo, e quindi questo cambia enormemente il modo in cui noi possiamo metterci in relazione con loro. Riprendo solo due cose che mi sono segnata, e cioè quando Marco diceva ci dimentichiamo della complessità, è proprio vero, nel senso che la complessità è qualche cosa che ci porta a farci delle domande. Se la semplifichiamo, abbiamo smesso di farci delle domande, che sono d'accordo siano tutte domande dignitose. Ecco, quindi questo mi sembra, insomma, forse riprendete anche quello che volete.
però ragionando sulla questione della complessità e di come questa spaventi e che inibisce la curiosità, e sarà un po' l'introduzione di Mauro Grimoldi, sarà quello che avete detto, che sono tornata ieri notte da Atene e dalla cultura greca, però ho sentito come dire che se non sbaglio anche Marco, Davide sicuramente parlava di regimi, di aspetti autoritari, e anche qui trovo una somiglianza, perché a volte parte della sofferenza dipende dal fatto di come dire, trovarsi in un fascismo psichico e non riuscire ad essere niente di diverso o immaginare niente di diverso per sé in un modo più creativo. Non so se volevate o potevate dirci qualcos'altro su questo che avevate appena accennato, o quello che viva. Marco? Ma non so se voglio andare fino a discutere del fascismo creativo, esco un po' dalla mia area di competenza, però sicuramente sull'aspetto del come dire, avere gli strumenti per essere buoni cittadini, se vuoi, no? E in qualche modo avere la capacità di interpretazione del mondo da persone attive, mi sembra che abbiamo detto in qualche modo da punti di vista diversi cose molto vicine, no? E in qualche modo il tema che mi sembra risuonare sia questa necessità di guardare al mondo non come spettatori passivi, ma come insomma, come persone che abbiano gli strumenti per rendersene come dire, protagonisti attivi, perlomeno nel proprio chiedersi come le cose funzionano. Nello specifico della scienza, ovviamente gli esempi sono che si potrebbero fare sono moltissimi. Io faccio lo scienziato in un ambito molto di nicchia e non penso che sia necessario che come dire, il buon cittadino sia consapevole delle cose che io faccio per mestiere. Queste sono cose estreme. In compenso, sono convinto che la conoscenza di un metodo scientifico sia necessario per poter navigare la realtà in cui ci troviamo a vivere con una consapevolezza che ci renda, come dire, da una parte partecipi della democrazia in cui viviamo e dall'altra capaci anche di sfuggire alle trappole, appunto, dell'autoritarismo di cui si parlava. L'altra cosa che mi sembra interessante e che penso che insomma mi risuonava soprattutto quando parlava Davide è sull'aspetto del fatto che appunto il teatro è è qualcosa che accade, no? Hai ripetuto questa cosa più di una volta e questa cosa mi piace molto rispetto invece agli eventi mediati che in qualche modo sono registrati, avvengono e c'è una sorta di passività. Se io provo a riguardare questa cosa che hai detto rispetto, guardando dal punto di vista dello scienziato, uno dei primissimi appunti che mi ero scritto sulle cose che mi sarebbe piaciuto tirare fuori questa sera è proprio il fatto che la conoscenza scientifica è qualcosa che accade, non è qualcosa che esiste finita su un libro e uno legge da A a Z e quando è finita la conosce tutta. Anche se la tentazione di pensare che sia così è sempre in agguato, no? Cioè, alla fine dell'Ottocento si pensava la fisica è finita, oggi anche. Insomma, in realtà la porta, la frontiera di quello che facciamo è una porta che rimane aperta per definizione, no? Perché insomma ampliare le dimensioni di una frontiera fa sì che la frontiera come dire, diventi più grande e sia possibile. E riuscire a far passare quest'idea che c'è una relazione fattiva, creativa tra quello che io osservo come spettatore o come persona che osserva il mondo e il mondo stesso mi sembra di nuovo un punto importante nella costruzione della consapevolezza di nuovo di quello che nella mia testa penso essere il buon cittadino. No, sì, ma poi tra l'altro tra teatro e scienza ci sono un sacco di connessioni. Io credo che uno degli spettacoli più belli che si siano mai prodotti al piccolo era stato Infinities di Ronconi nel 2003, 2004, 2005, che si fece ai magazzini in Bovisa della Scala,
che era questo spettacolo a partire dal saggio di John Barrow su Cinque paradossi dell'infinito, in cui gli spettatori entravano in questi grandi spazi che erano appunto quelli dei magazzini della Scala. Se avete visto qualcosa di Ronconi potete immaginarvi la magniloquenza delle creazioni di Ronconi, però la cosa interessante era che in ogni spazio veniva una scena, erano cinque scene, ognuna una su un paradosso diverso, poi gli spettatori potevano decidere se continuare il percorso o se fermarsi nella sala e rivedere la stessa scena, che però era fatta da altri attori e attrici con delle piccole variazioni, perché tutto questo ovviamente aveva a che vedere formalmente con il problema dell'infinito, e quindi era uno spettacolo in qualche modo infinito, no? Però in quello spettacolo appunto il pubblico doveva prendere delle decisioni, si doveva muovere, poteva appunto sperimentare in qualche modo, e il teatro anche ovviamente è un campo di sperimentazione continua e di fallimento continuo, anche con questo abbiamo qualcosa in comune. E forse appunto la questione del fallimento, della paura del fallimento, risponde un po' anche alla questione dell'autofascismo creativo autoimposto in qualche modo. Però essendo un tentativo continuo, il teatro è anche fallimento continuo. Beckett diceva fail more, fail better, cioè fallisci ancora, fallisci meglio in qualche modo. Ma proprio perché non ci può essere niente di sicuro alla base, e solo in quello il teatro appunto diventa il doppio della vita, non nel limitarla, ma nel riprodurre la sua impossibilità di imitazione in qualche modo, e quindi è un tentativo frustrato, fallimentare, continuo di cogliere quell'essenza della vita che è incoglibile in qualche modo. Sì, sì, allora. Sì, non è facile riannodare un po' i fili delle riflessioni che stavo facendo. Okay, ci sono state tante questioni sollevate che solo sono pertinenti, ma mi hanno anche molto colpito, no, il tema sicuramente della connessione tra la capacità di essere curiosi, l'autoritarismo, la capacità di essere curiosi e lo sviluppo, diciamo, della polis, del pensiero politico in senso non partitico, ma proprio insomma un po' come interrogativo sulle nostre modalità di convivenza. E questo mi ha poi sollecitato in un certo senso un ricordo, una connessione con uno degli insegnamenti che hanno a che fare con la psicoterapia, in particolare quella che trae ispirazione dalla teoria della complessità, di complessità appunto si parlava, e cioè il fatto e la consapevolezza che l'osservatore perturba il sistema osservato, e quindi anche la necessità da parte di chi cerca di interrogarsi rispetto a un fenomeno di tenere conto, di sapere, diciamo, che quello che lui vede non è probabilmente poi un'osservazione che possiamo definire così oggettiva, perché in qualche modo l'ha influenzata. Il che aggiunge, mi viene da dire, in un certo senso, sia un livello di complessità anche non facile da gestire, sia dall'altra parte un tema che però a questo punto chiedo forse a Marco, in quanto esperto di metodologia scientifica, un tema mi verrebbe da dire di relativismo anche, no? Cioè, se io introduco una perturbazione, quindi non ho, vuol dire, non osservo qualcosa che posso dare per scontato effettivamente sia così, le cose un po' si sporcano, tra virgolette, no? La realtà che io penso di osservare forse è meno netta, o almeno la misurazione che io posso fare è meno netta. Ora, cercando di tornare, come dire, a qualcosa di un pochino più concreto, questo mi fa pensare che anche nei processi di conoscenza guidati dalla curiosità forse potremmo adottare
una maggiore apertura verso le visioni degli altri, no? Anche questa è stata una cosa che si è un po' detta. Nel comitato della Casa della Psicologia sanno che io ho una particolare passione per il complottismo e per i processi di polarizzazione della politica, e quindi riconduco un po' a questo la riflessione, no? Nel senso che ho l'impressione che andiamo verso un dibattito pubblico estremamente polarizzato, estremamente difficile da riportare sul piano del dialogo, no? Sono estremi, distanti, in qualche misura inconciliabili, probabilmente anche perché delle cose non si discute, ma ci sono tante premesse che vengono date per scontate che impediscono effettivamente un confronto, favoriscono invece uno scontro, e mi dicevo che forse un approccio più umile per certi versi permetterebbe di invece di tornare a discutere di cose che magari poi nel confronto effettivamente arricchiscono davvero gli interlocutori, invece di, ripeto, creare una maggiore divisione. Spero di non aver fatto dei collegamenti troppo astrusi, vi ho in qualche modo reso partecipi della mia confusione mentale, vi chiedo scusa se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, spero invece possa chiarirmi di più. Ha detto Marco, sì. Ma io potrei partire per la tangente a discutere di relazione tra osservatore e osservazione, ma probabilmente questa cosa ci porterebbe estremamente fuori tema. Peraltro, c'è una cosa che hai detto che però mi ha colpito rispetto appunto alla costruzione della nostra percezione della realtà rispetto alle nostre osservazioni. Da una parte mi piacerebbe che ci interrogassimo sul fatto che è tutto da vedere che la realtà esista in qualche modo, no? E noi abbiamo una rappresentazione della realtà che ci facciamo con i nostri sensi o con l'indagine scientifica o con l'indagine artistica, che in qualche modo è un racconto della realtà, non è un racconto che facciamo con le equazioni o con i testi o con che questo racconto corrisponda a una realtà ultima è una questione che potremmo dibattere. Sull'aspetto invece del complottismo e della polarizzazione sono molto curioso, avrei io delle domande per te in qualche modo, perché mi pare un punto interessante anche rispetto al tema di questa sera, no? Il complottismo è spesso un modo semplice per evitare l'ansia che la complessità difficile da spiegare spesso ci lascia, che era un po' qualcosa che cercavo di dire all'inizio rispetto a come appunto la curiosità rispetto a un mondo difficile da interpretare ci abbandona, e poi quando questo entra nell'arena politica, insomma, l'hai detto tu, insomma, diventa poi spesso uno strumento di facile divisione. No, stavo pensando che sicuramente semplificare a volte rende le cose più facili, e che non sempre abbiamo la forza, la voglia di confrontarci con le cose complesse, ma è rimasto, sembra che la curiosità sia sempre una cosa meravigliosa. Ne stiamo parlando come dire, il motore di tutto il nostro approccio alla vita, però nell'immaginario collettivo non è assolutamente sempre così, anzi si dice sei un curiosone, un terribile detto, la curiosità è donna. Il vaso di Pandora viene aperto proprio a causa della curiosità. Eva ci ha condannato a una vita via dall'Eden per la sua curiosità, e così via. Non so se avete un'idea su questo, su quando anche per voi invece la curiosità può diventare un problema, un limite o qualcosa di negativo. Allora, credo
che se ci allontaniamo dalla dimensione più autentica della curiosità che dicevamo all'inizio, proprio rispetto alla cura che ci mettiamo nel desiderare di conoscere, di capire, arriviamo invece ad una curiosità che può diventare morbosa, che può diventare pettegolezzo, che diventa semplicemente la voglia di sapere delle cose di un'altra persona utilizzata non a fini, come posso dire, non a fini positivi di appunto di colmare delle conoscenze, ma semplicemente può essere un movimento che per esempio parte da un'invidia o da una attenzione morbosa rispetto ad alcuni argomenti. Non so, pensiamo quello che succede quando accade un fatto di cronaca, e spesso ci troviamo di fronte a persone che arrivano sul posto curiose di fotografare, di vedere come si manifesta a volte la tragedia, il male. Allora questo può avere diversi significati, che può essere quello appunto di esorcizzare la paura della morte, piuttosto che appunto una dipendenza dal, per esempio, dalle notizie negative, ecco. Però questo ci allontana proprio dall'idea originaria, che è quella di essere aperti a colmare delle nostre lacune, essere in ascolto, essere umili, come diceva Davide. Ecco, forse la curiosità negativa è quella che poi con i media adesso, con i social media, ovviamente è alla portata di tutti, no? Basta che digitiamo un nome, un cognome, e riusciamo a curiosare nella vita degli altri, e ovviamente insomma anche dal punto di vista di chi poi si mette in gioco, si mette in mostra, questo poi ha un doppio senso. Stavo pensando alla cosa della perdita del paradiso, ma mi sembra interessante, ci sono molti miti appunto, ma anche il vaso di Pandora in qualche modo, che raccontano di uno stato di cose precedente, di uno stato di cose successivo, ma forse la vita inizia proprio là dove il vaso si apre, o appunto quando siamo espulsi dall'Eden, dove forse non c'è così tanta vita il sabato sera, ma succede qualcosa al di fuori, e si apre, inizia il tempo, inizia la storia, inizia la storia dell'umanità in qualche modo. Per cui forse c'è la curiosità negativa, ma forse è il negativo che è insito nelle nostre esistenze, che in qualche modo con cui dobbiamo fare i conti, no? Con la materia oscura, o con queste cose che appunto ci fanno paura, perché tutto ciò che noi non possiamo definire in qualche modo, tutto ciò per cui non abbiamo ancora trovato un nome, o a cui non abbiamo dato una forma in qualche modo, cioè tutto ciò che non abbiamo reso storia, racconto, narrazione, ci fa paura, e le storie sono il metodo apotropaico, no? Antipaura in qualche modo, che l'essere umano si è inventato, che l'Homo sapiens si è inventato, con cui ha fatto il salto evolutivo probabilmente, ma con cui ha perso anche forse qualcosa, cioè quella capacità di stare nell'inconosciuto, nello sconosciuto, nel... Il teatro ha molto a che vedere con tutto questo, così come la psicanalisi e la scienza, credo. Marco, vuoi aggiungere qualcosa? Mi sono fermato ad apotropaico e non so se posso aggiungere niente di più. Oltre. Perché la questione di Adamo ed Eva mi ha colpito, perché io credo il tema cruciale sia il fatto che Eva poteva avere tutto tranne quella mela, cioè quella mela è il significato di ciò che fa limite, no? Ma ciò che ci rende umani nel fatto che esista da qualche parte un limite, che esista da qualche parte
una dimensione di una fragilità tollerabile, di un meno uno, prendi tutto meno quello, tranne quello. E il serpente gli va a dire, guarda, quello lì è l'albero della conoscenza, ma della conoscenza totale. La conoscenza totale è quella che hanno gli psicotici. Lo psicotico, noi riconosciamo la nevrosi dalla psicosi non solo dal fatto che ci sono questi che vedono delle cose che non ci sono, gli elefanti che volano, eccetera, ma dal fatto che lo psicotico vive la dimensione della certezza granitica. Noi, è lì, quando Marco diceva questa cosa importantissima, diceva io mi occupo di cose complessissime, però c'è qualcosa dell'essere cittadini che ha a che fare con un atteggiamento scientifico, almeno questo è quello che sentivo che diceva prima, e ha ragione, proprio ragione, perché in fondo quando si perde l'atteggiamento scientifico, quando si punta ad essere tutto, a sapere tutto, quando non ci si fa più domande, quando si mira a quella roba, a quella follia lì, lo abbiamo visto succedere. Si diceva una volta che in Italia siamo 60 milioni di allenatori di calcio, no? Da quando c'è stato il Covid, però siamo diventati 60 milioni di studiosi di malattie... Di virologi. 60 milioni di virologi. E soprattutto quelli che ne sapevano di meno sembravano più certi. L'antivaccinismo, no, viene da una dimensione di straordinaria certezza rispetto a qualche cosa che era difficile sapere. Era, apparteneva di più a classi sociali e culturali meno competenti rispetto a queste questioni. Sì, c'erano anche dei medici antivaccinisti, anche dei biologi antivaccinisti, ma sicuramente quelli che abbiamo sentito moltissimo parlare, quelli che Cruciani ospitava alla Zanzara, io purtroppo sono un ascoltatore, erano effettivamente dei personaggi spesso che sapevano poco, ma pensavano di sapere tanto, avevano otturato la dimensione della curiosità. Questa è una tragedia. Quando si fa questo, si è in quella dimensione del fascismo psichico di cui si parlava prima. Fascismo psichico è una dimensione in cui non c'è più niente, in cui tutto è otturato, tutto è pieno. Non c'è più la domanda, non c'è più la curiosità, non c'è più l'intruso che può arrivare, non c'è più la possibilità di innamorarsi rispetto a quello che dicevo prima, no? Quindi la possibilità di riconoscere che c'è un altro diverso, qualcosa di diverso che può essere interessante. Tu che sei un po' diverso da me, tu che sei un po' differente, beh, caspita, mi incuriosisci, mi fai provare quel brivido che è il brivido della curiosità. Ti vedevamo sorridere, annuire, c'era qualcosa che volevi aggiungere su questo? Ah, no, ma prendevo appunti anch'io qua giù e pensavo all'effetto Dunning-Kruger, in cui appunto chi meno sa di solito è quello che più pensa di sapere, no? Che mi sembra parli di questa cosa. È proprio vero, nel senso che la dimensione della tuttologia, che diventa in alcuni momenti affascinante, è proprio il contrario della curiosità. E io sento, almeno, diciamo, lo dico un po', forse anche un po' su di me, che io sento che invece la curiosità è un po' un elisir di giovinezza, cioè il fatto di sapere di non sapere tutto e quindi di avere ancora tante cose da conoscere, questo secondo me ci mantiene vivi. Ecco. A volte è sconfortante, ma ci mantiene vivi. Ansiosi ma vivi. Sì, io sono d'accordo sicuramente sul tema del limite evocato da Mauro, nel senso che degli altri ricordi che associo al tema di Pandora o dell'Edene, proprio il fatto che la curiosità è funzionale forse fino a quando non sconfina nella hubris e quindi non diciamo, non so, eccede appunto degli aspetti di limite tali per cui, mettendo l'uomo al di fuori, no, del proprio contesto, del funzionamento in generale della, chiamiamola, della natura,
sono perso nella costruzione della frase, comunque fino a quando, ecco, lui non si pone all'esterno, diciamo, fa comunque un esercizio di curiosità che è integrato, no, nel suo ambiente. Quando invece comincia ad andare oltre i limiti, rischia di produrre delle sì, produce conoscenza, ma allo stesso tempo produce delle fratture o dei danni, no? E alcune, credo, delle scoperte scientifiche che pure abbiamo fatto, poi abbiamo visto che, per quanto straordinarie dal punto di vista dell'avanzamento della conoscenza, sono anche potenzialmente gravemente distruttive, no? Adesso mi viene in mente la bomba atomica, una su tutte, ma probabilmente l'inquinamento, no? Tutto quello che in questo momento ci cattura l'attenzione in termini di cambiamento del clima, eccetera, sapendo che è anche effetto delle azioni dell'uomo, evidenzia un po' come, quando non teniamo conto di come funziona la natura nella sua globalità, rischiamo poi di incidere in una maniera che distrugge quell'equilibrio e quindi poi porta a catastrofi. E quindi forse appunto da lì l'idea del vaso di Pandora, no? Quando superi un certo limite poi succedono delle cose di cui perdi il controllo non è più, diciamo, un avanzamento di conoscenza sano. E poi devo, non una risposta perché non sono un esperto, però insomma, siccome prima Marco mi aveva ripassato la palla sul tema del complottismo, sicuramente sì, mi sembra, io sono profondamente convinto che ci sia alla base di questi fenomeni un fattore di tipo primariamente emotivo, per cui si recupera una illusione di controllo su una realtà vissuta come molto difficile, no? Proprio perché si perde la capacità, la sensazione soprattutto di poterla gestire, di potersi rapportare in maniera efficace con essa, e quindi la paura del Covid, la paura di essere dominato da qualcun altro, eccetera, io a queste rispondo poi creando di fatto delle connessioni tra eventi, spesso che non hanno nulla a che fare tra loro, ma che io invece associo in una maniera molto creativa, peraltro, e quindi, come dire, recupero però un senso di attività, no? La so gestire, la so capire, anzi sono anche più intelligente della media, perché io ho messo in connessione dei pezzi che invece gli altri, che sono un po' meno intelligenti, non hanno messo in connessione, no? Quindi c'è un grosso recupero dal punto di vista anche, io credo, dell'autostima, no? E della fiducia del fatto di saper gestire la propria conoscenza del mondo. E c'è poi, e abbiamo fatto un evento sul complottismo e avevamo parlato anche di quello, anche un modo di recuperare un riconoscimento a livello sociale, no? Che poi le persone che sono portatrici di tesi molto estreme hanno un grosso riconoscimento, generano un seguito, quindi una persona che magari appunto non ha grossissimi strumenti dal punto di vista della conoscenza, della metodologia, eccetera, pur con quegli strumenti spuntati, poi riesce a diventare anche un punto di riferimento della propria comunità di opinione, quindi c'è una grossa parte di gratificazione personale in questo. E allora la riflessione che mi viene da fare è che contrastare la disinformazione con l'informazione sicuramente è una cosa sacrosanta, ma che probabilmente non è lo strumento principale, ecco, per diminuire questi fenomeni, ma anche tutto quello che incide sul alleviare un po' il disagio sociale, mi viene da dire, invece favorisce forse che questi fenomeni diminuiscano, ecco, perché meno le persone sono in disagio nel loro rapporto con la realtà, meno probabilmente hanno poi bisogno di cercare queste forme invece di realizzazione un po' malsana. Ok, scusate se vi ho nuovamente reso partecipi della mia confusione, però spero qualcosa di averlo detto invece, diciamo, di sensato. Ora che vediamo le facce, possiamo dire, vedo un po' di facce stanche,
Quindi vi chiedo se c'è un'ultima cosa che volete aggiungere, che è rimasta fuori, un ultimo pensiero. Se c'è qualche domanda. Intanto per la professoressa, per la dottoressa Fino, se secondo lei ci sono delle, la curiosità a livello psicologico può essere categorizzata, ci sono delle categorie psicologiche della curiosità, faccio un esempio velocissimo fra curiosità diciamo orizzontale e verticale, cioè una curiosità che spazia su tutto senza mai fermarsi in modo molto superficiale e invece una curiosità che quasi un po' da stalker, la curiosità si fissa su un unico grande interesse, approfondendolo al massimo. Una seconda domanda velocissima, poi, che è quella invece legata al fatto che la curiosità negativa di cui si è parlato, si è accennato prima, non potesse essere legata al fatto che la curiosità in quel caso è un fatto sociale, cioè finché rimane individuale, come dire, ce la gestiamo noi, quando invece è condivisa perché si riflette sulla società, può diventare anche molto negativa. Non so se è stato anch'io. Non so se ho inteso bene rispetto alla prima domanda. Mi viene da dire che se c'è una dimensione più ossessiva rispetto ad un particolare argomento e quindi può diventare limitante da questo punto di vista. Non so se orizzontale significa sentire un po' che possiamo avere un atteggiamento curioso nei confronti della vita, di noi stessi, degli altri. Poi è chiaro che ognuno di noi si specializza in qualche ambito e quindi è molto più facile che approfondiamo la curiosità in alcuni ambiti. Ecco, la differenza secondo me la fa in un certo senso quanto poi la scelta di un solo ambito diventa limitativa rispetto ad una curiosità più generale. Non so se questo risponde a quello che lei aveva come dubbio. La seconda domanda è certo, è chiaro che nella misura in cui la dimensione sociale oggi è una dimensione così esposta, siamo portati, ma per forza di cose, accendiamo la televisione, accendiamo il computer, accendiamo il telefono, scorriamo delle notizie, siamo portati ad essere continuamente in contatto con notizie, anche con manifestazioni, ostentazioni o comunque la velocità con cui le informazioni arrivano ci portano ad accelerare. Io quello che credo, forse non lo abbiamo accennato, però io credo che rallentare ci permette di comprendere meglio. Se noi andiamo troppo veloci, abbiamo una quantità di informazioni di cui poi non sappiamo che farcene. Mentre invece se noi guardiamo per esempio un bambino come si ferma a osservare, non so, un fiore o come una formica porta una briciola di pane, ci rendiamo conto che quell'atteggiamento lì, più lento, più paziente, ci permette di non essere bulimici nelle informazioni che ci arrivano un po'. Sono finite le domande? Chiedo perché così abbiamo l'ultima finestra se qualcuno vuole dire qualcosa. Altrimenti, allora, questa sera che ora abbiamo fatto? Vediamo. Vabbè, dai, non siamo così in ritardo. Prima pensavo saremmo andati più lunghi.
Allora, io ringrazio moltissimo tutti i nostri relatori, Laura Fino, Davide Carnevali, Marco Del Mastro e Irene Sarno per aver organizzato questa bella serata, e ringrazio naturalmente tutti quelli che hanno avuto la pazienza e la costanza di stare con noi, sia in presenza, sfidando in un certo senso il freddo, ecco, se non le intemperie, e anche facendo slalom tra gli impegni natalizi che sappiamo in questo periodo essere abbondanti, e tutti quelli che invece sono stati con noi da casa, perché devo dire, è uno strumento che la pandemia un po' ci ha portato, uno strumento, un'abitudine che la pandemia ci ha un po' portato e sviluppato, e che quindi ci aiuta a stare in connessione con tutti, ma so che ha i suoi aspetti di fatica, ecco, l'interazione mediata dal computer. Grazie davvero per queste riflessioni che secondo me sono state davvero in maniera interessante, sono andate anche in direzioni che non avrei preventivato, ecco, e che dimostrano quanto il confronto, soprattutto tra persone che hanno provenienze diverse dal punto di vista professionale, sia arricchente e poi faccia un po' scoprire delle connessioni, delle strade nuove, che poi è lo scopo appunto della Casa della Psicologia, per cui mi sembra davvero che abbiamo fatto un buon servizio, ecco, in termini di esplorazione, di connessione. Per cui ringrazio tutti a nome dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Naturalmente rimando a tutti di seguire i nostri eventi e di partecipare, insomma, sperando di poterci vedere sempre di più dal vivo prossimamente. Grazie ancora a tutti, allora. E anche a teatro, naturalmente, da Davide Carnevali al suo prossimo spettacolo. Dal 16 marzo al Piccolo, quindi segnatevelo sulle agende, noi ci saremo. Grazie a tutti ancora, buonanotte.